sarà operativa, l'abbiamo già individuato uno, stiamo adesso togliendo la neve, stiamo arrivando da Viere. Danni, spostati un filo. Adesso andiamo al passo del Tonale, dove gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza si esercitano ad intervenire in caso di valanghe e slavine. Quando vieni travolto da una valanga è fondamentale si riesca a intervenire nel più breve tempo possibile, proprio perché nel momento in cui tu sei travolto non hai nessun contatto con l'esterno, sei completamente isolato, non puoi urlare, non puoi farti sentire da nessuno. Sei già fortunato se hai le vie respiratorie libere, quindi riesci comunque ad avere una bolla d'aria che ti consenta di respirare, e quindi l'intervento deve essere il più breve possibile. Qui vediamo un'ARVA, un'apparecchiatura ARVA, che permette di individuare persone eventualmente sepolte da un manto nevoso e rintracciarle in modo preciso per poterle diseppellire in modo immediato. Nel caso in cui uno rimanga coinvolto in una valanga, l'apparecchio continua a trasmettere e le persone rimaste fuori commutano l'apparecchiatura in ricerca. In questo modo vediamo che lui ci dice di procedere alla ricerca. Man mano ci avviciniamo aumenta l'audio. La curva di sopravvivenza del sepolto in valanga ci dà l'idea dell'importanza di estrarre subito la persona sepolta. Nei primi 20 minuti abbiamo un margine di salvezza abbastanza elevato. Trascorsi i 20 minuti da seppellimento c'è un calo drastico delle capacità fisiologiche, fino a portare a 35-40 minuti, dove c'è una discesa della curva di sopravvivenza elevata e quindi le possibilità di estrarlo vivo sono veramente molto basse. Sarà operativo, l'abbiamo già individuato uno, stiamo adesso togliendo la neve, stiamo arrivando da Viere. Danni, spostati un filo. Abbiamo ricreato la simulazione di un evento valanghivo qua al passo del Tonale, dove sono stati coinvolti due sci alpinisti. Questo esattamente è uno scenario ricostruito durante il periodo primaverile e invernale principalmente. Solitamente utilizziamo questo genere di esercitazioni per essere poi pronti in caso di chiamate reali. Adesso la squadra di soccorritori entrerà nella zona valanghiva con lo strumento di ricerca l'ARVA e andremo a cercare appunto sotto la neve le persone coinvolte. Una volta individuate, tramite la sonda verranno ricercate con precisione e successivamente le scaveremo per estrarle dalla neve. Una volta dentro? Una volta dentro abbassi la mascherina. Ok. In modo tale che dopo, quando arriviamo sopra di te, che ti sondiamo per individuarti in modo preciso, non dovremmo beccarti la faccia, però almeno gli occhi sono protetti. Ok, cerco di coprirmi il più possibile, ok. Perfetto. Ok. Noi magari le troviamo un piede, poi dobbiamo andare subito a cercare la testa. Sì. Però non è detto che la troviamo subito sul corpo. Certo. Ok. È ancora un po' più dentro, Se va fino in fondo. Tutto ok? Possiamo chiudere? Sì. Ok, come va? Bene, bene. Metri. 3
metri! Buon provato! E ha liberato! Qua! Dai via, era subito! Adesso lo tiriamo fuori. A posto? A posto, grazie. Com'è? A posto, per un attimo mi mancava l'aria. È brutta sensazione. Assolutamente, è atroce. Il problema è proprio la parte di mancanza dell'aria e poi subentra la sua parte di ipotermia, quindi l'importantissimo è il quarto d'ora, il primo quarto d'ora in cui riusciamo a agire. Certo, dopodiché si abbassano le percentuali. La probabilità, la curva di sopravvivenza si abbassa drasticamente, sì. Certo. E quello è fondamentale, agire subito. E per quello che questo è già una parte di soccorso organizzato, quindi le squadre strutturate che intervengono. L'altra parte fondamentale è che anche i compagni di gita, quindi, facciano subito un autosoccorso perché sono i primi a poter intervenire.